ragazzi, sono Marina e siete sul canale Rasumashka Beauty e oggi parliamo dei miei prodotti finiti, tutti skincare. So che anche voi, come me, adorate la skincare e sono sicura che questo video vi piacerà tantissimo. Cominciamo subito, l'ordine sarà assolutamente sparso, tra promossi e bocciati, devo dire la verità, sono praticamente tutti top. Bene, cominciamo subito. Primo finito, questo l'ho ricevuto in swap dalla mia amica Eli. Eli, grazie per avermelo fatto scoprire. Mineral 89 di Vichy. Ragazzi, tantissimi di voi conoscono già questo prodotto, io l'ho scoperto soltanto adesso, arrivo sempre in ritardo. Io lo utilizzavo o come il siero, proprio al posto del siero, oppure anche dopo il siero, proprio come il booster di idratazione per apportare ancora più acqua alla pelle. Per la mia pelle, che normalmente è grassa, mista grassa, in questo periodo, quando accendiamo proprio i caloriferi, quindi c'è più caldo, l'aria è più secca, diventa proprio subito disidratata. Questa è stata una manna, un prodotto leggero, un gel che si assorbiva subito, ma non dava quella sensazione, sapete, di mettere un prodotto e dici, l'ho messo, cosa ha fatto? Niente, no, sentivate davvero la pelle più rimpolpata, più bella, più liscia, io sicuramente lo riacquisterei. E suppongo che sia adatto soprattutto perché la pelle è secca, disidratata, ecco. Io, avendo beccato il periodo giusto per utilizzare questo prodotto, me lo sono goduta tantissimo. Lo consiglio davvero tanto, ha l'acido ialuronico all'interno, che di solito un ingrediente che non è che mi faccia proprio impazzire sulla mia pelle, ma periodo giusto, le condizioni della pelle adatte, in più il prodotto, si vede la miscela all'interno dei componenti, è molto buona. Mi è piaciuto tantissimo. Il prodotto invece non mi era piaciuto e me l'ha finito il mio patrigno. Parliamo dello scrub Sebo Vegetal di Yves Rocher. La linea famosissima, avevo provato la crema, ho provato questo scrub ho provato la maschera all'acido salicilico. Per adesso solo la maschera mi ha fatto innamorare, che poi l'hanno cambiata di nuovo. Dovrei provare quella nuova. Uno scrub con delle particelle belle grosse con l'acido salicilico, ma è molto molto forte. Infatti mio patrigno, intanto uomo, gli uomini di solito hanno la pelle proprio più spessa rispetto alle donne, ha la pelle grassa, i pori molto dilatati, quindi questo prodotto l'ha adorato, mi ha detto che le è piaciuto tantissimo e che voleva anche tagliarlo. Gli ho detto no, aspetta che dovrei fare il video, quindi magari lo vorrei far vedere intero. Però sappiatelo adattissimo per chi ha la pelle grassa con i pori dilatati, quindi quasi per niente sensibile, e soprattutto per i maschietti, appunto per il motivo che ho nominato prima. Quindi per me è un grande no, troppo aggressivo, i granuli sono troppo grandi, la pelle era esageratamente arrossata, non amo gli scrub, ogni tanto se le particelle sono davvero piccole, l'esfoliazione meccanica la faccio, l'accetto anche, ma in questo caso per me too much. Ho usato questo detergente alla centella e il tè verde di Selfless by Hyrem, quindi brand Inkylist, però la linea è uscita proprio in collaborazione con Hyrem. Mi è piaciuto tantissimo, è uno dei prodotti che della linea vi consiglierei di più. Buonissimo gel detergente, ce ne voleva veramente poco poco per generare tanta schiuma, detergere il viso in profondità, perché vedevate la pelle davvero più pulita, ma non aggredita, quindi non tirava, non era arrossata, non avevo più imperfezioni, il profumo era naturale, buonissimo, di qualcosa di erbaceo, comunque il tè verde secondo me. È durato tantissimo tempo, non ha il prezzo proprio il più basso di tutti per un detergente, però secondo me ne vale la pena, il rapporto quantità, qualità, prezzo, ottimo. Lo consiglierei a tutti i tipi di pelle, ma soprattutto per chi ha la pelle grassa mista, perché comunque è in gel, chi ha la pelle secca potrebbe non trovare questo beneficio di sgrassare, detergere a fondo, è davvero così buono. Il prodottino multiuso che però ho utilizzato come il tonico per il viso. Che cos'è? È un idrolato 100% puro e naturale, quindi c'è solo acqua di camomilla, nessun alcol, oli essenziali, niente, solo acqua di camomilla, proveniente da agricoltura biologica, un marchio Pranarom spagnolo, e questo prodotto mi è stato regalato dalla mia amica Monica, della bioprofumeria qua a Reggio Emilia, bioprofumeria Monique. Se capitate qua fateci un giro da lei perché è bravissima. Mi ha regalato questo prodotto perché io all'inizio ho detto uno spray, la camomilla cosa farà mai? In realtà può essere utilizzato, a parte che ci sono diverse tipologie, questo, la camomilla, è lenitivo ovviamente, quindi può essere utilizzato sia sulle zone arrossate del corpo, il cuoio capelluto, il viso. Lo utilizzavo soprattutto sul viso perché mi piaceva moltissimo, soprattutto in estate quando magari la pelle era accaldata al ritorno dal mare, e mi sono sempre trovata benissimo.
L'erogatore eroga veramente la giusta quantità di prodotto, cioè si può spruzzare anche sul trucco perché le gocce non sono grandi, sono veramente fini fini. C'è anche lo spray all'acqua di lavanda, all'acqua di rosmarino, sicuramente, che quello è più purificante e sgrassante, ma sono dei prodotti molto validi e soprattutto multiuso. Questa è una cosa che apprezzo moltissimo, così non ci ritroviamo con troppi prodotti nella skincare, body care, hair care, eccetera. E assolutamente la crema al tè verde di Isntree. Ho finito il tonico tempo fa, adesso ho finito anche questa crema, è un'emulsione, emulsion, quindi era una cremina molto leggera, molto acquosa, vi dico, verso ottobre-novembre era già poco per me, ecco, con la pelle mista disidratata. Ottima per il periodo primaverile-estivo, perché si assorbiva subito, ma comunque lasciava la pelle ben idratata. Poi il tè verde all'interno regola la produzione del sebo, quindi non vi ritrovavate con il viso come la crepe, ma ha anche la funzione antiossidante, quindi soprattutto per il giorno ci protegge dai radicali liberi, a parte la protezione solare che andiamo ad applicare dopo la crema, ma già con questo prodotto qui riusciamo a prevenire qualche macchietta, qualche rughetta, perché no? Ottima crema, mi è bastata per tantissimo tempo, questo erogatore airless è molto comodo, molto igienico, io ve la consiglio davvero davvero tanto. Se per chi ha la pelle secca è un po' troppo poco, secca disidratata, per la pelle grassa è ottima. Lo scrub finto sempre da mio patrigno, quindi uomo con la pelle più spessa, i pori dilatati, la pelle molto grassa, è questo scrub in stick al caffè di Yes Too. Non ho mai provato niente di Yes Too. Meno male, perché questo scrub a lui è piaciuto perché era molto comodo e se lo svitava se lo metteva in doccia. Il profumo, ragazzi, a me non piace per niente. Questo mix tra il cocco e il caffè va mica bene, non lo so, non è mischiato bene qua. E poi i granuli all'interno erano veramente intanto non frequenti, quindi beccavate ogni tanto questo granulo bello grosso che vi andava proprio a graffiare la pelle. Non mi è piaciuto per niente, a lui non è dispiaciuto, molto pratico sicuramente questo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, però per niente gentile sulla pelle e sicuramente non lo comprerei, mi è stato regalato e a me non è piaciuto per niente. Cremina ottima per chi ha le imperfezioni, ragazzi, è questa crema di Sun By Me Super Miracle Cream. In realtà dovrebbe agire anche sulle macchiette, ecco, le macchiette da sole no, le macchiette da brufolo sì. Una crema topica, quindi quando avete un'imperfezione da far maturare, da guarire, da seccare, da prevenire, perché no, applicate localmente questa cremina, il suo beccuccio è molto comoda, sta moltissimo. All'interno ha gli alfa, beta e poliidrossi acidi, quindi va ad esfoliare proprio in profondità, così per evitare l'occlusione dei pori. L'acido salicilico va poi a svolgere l'azione antinfiammatoria, come scioglie l'olio, va proprio a lavorare sull'imperfezione. Questo mi è piaciuta tantissimo, funziona, ragazzi, ho visto effettivamente applicando la mattina e sera che i brufoli appena nati andavano a scomparire più velocemente e non lasciavano le macchie come prima, quindi sicuramente qualcosa fa. Penso che la ricomprerò per me per il futuro, per quelle situazioni quando insomma non sai cosa fare e quindi utilizzi questa crema perché su di lei puoi contare. Questo burro struccante, balsamo struccante, era più una crema molto densa di Biocosme, me l'hanno regalato durante la fiera On Beauty, un'azienda di Catania, persone meravigliose. Allora ragazzi, partiamo dal profumo, il profumo è qualcosa di spaziale, sembrano proprio delle caramelle da mangiare, buonissimo. Era un burro struccante, non aveva la consistenza però di burro, vi ho detto, era più una cremina, molto più morbida. Con pochissimo prodotto andavo a sciogliere tutto il trucco. Da dirvi, ecco, allora, io sono abituata ai burri struccanti, oli struccanti, quindi voglio una certa performance da questi prodotti. Da dirvi che struccava tutto, no, bisognava insistere un po'. La cosa particolare è che ho notato che da sola non scioglieva il trucco sulla pelle asciutta. Appena aggiungevo un po' d'acqua, si trasformava in questa mousse biancastra e scioglieva davvero benissimo ogni traccia del make-up. Quindi secondo me ha bisogno di un pochino più di H2O per essere attivata. Però non mi ha dato fastidio a livello di imperfezioni. E lo struccaggio praticamente immediato. Però con alcuni accorgimenti, quindi aggiungere un po' d'acqua, con il fatto che è un Made in Italy, è un brand catanese, che è di Catania, che comunque è siciliano e vuole sostenere questo brand, fa questi cosmetici solidi, barra in crema, ma comunque in queste confezioni di latta, secondo me è un'ottima alternativa, perché non ci sono tanti burri oli struccanti, idrofili, ecco, questa è una cosa importante, che si sciolgono a contatto con l'acqua.
Quindi io ve lo promuovo come prodotto perché secondo me sostenere anche il Made in Italy è importante e lo ricomprerei. Mi è piaciuto molto anche per il profumo. Quindi sì, la piccola accortezza, aggiungere un pochettino d'acqua e non credo che il mascara waterproof potrebbe struccarlo, ma non so quanti di voi utilizzano il mascara waterproof tutti i giorni. Io no, sinceramente. Ma è giusto sottolinearlo. Un ottimo prodotto e bravi Biocosmè. Due li devo far vedere in combo. La combo migliore non l'ho ancora trovata per questo peeling. Ho finito il peeling, famosissimo peeling rosso di The Ordinary. Ragazzi, vi ho fatto il video su The Ordinary. Vi ho fatto il video dedicato soltanto a lui. È un peeling agli alfa e beta idrossiacidi. Allora, facciamo così, vi lascio i due video qua sopra e anche in info box, così vi guardate quei video lì per non ripetermi e non dire le stesse cose. Dopo questo peeling, che va ovviamente ad esfoliare molto la pelle, ad essere molto aggressivo, di solito applicavo sempre la maschera nutriente, lenitiva, eccetera. Ho provato questa combo qua, ve la faccio vedere. Subito dopo i 10 minuti di peeling, lo risciacquavo ovviamente, e applicavo questa maschera di Faberlic alla Provitamina B5. Allora, intanto il profumo è una meraviglia, ragazzi, sa tipo di un frutto, sa di pera, comunque di un frutto molto molto dolce, la consistenza era di un sorbetto, ma non in crema, proprio sorbetto, sembrava tipo dei pezzettini di ghiaccio, era freschissima, e la Provitamina B5 davvero dopo il peeling chimico mi rendeva la pelle, io la pelle così liscia, così morbida, così effetto proprio glass skin come piace alle coreane, quindi perfettamente liscia che quasi riflette la luce, quindi questo effetto illuminante naturale non mi sono mai vista. Ho provato ad inserire, dopo aver finito questa maschera, ho provato ad inserire la maschera nutriente coreana, la maschera lenitiva sempre coreana, non danno lo stesso effetto. Quindi questa combo con questa maschera, la Provitamina B5 di Faberlic, che tra l'altro costa 4-5 euro, è meravigliosa. Anche la maschera da sola non è male, ma col peeling prima è la morte sua. L'estate dava questa sensazione di freschezza, di pelle meno arrossata, quasi più riposata, meravigliosa. Mi è piaciuta tantissimo, è uno di quei prodotti che sicuramente ricomprerei da Faberlic. Utilizzare dopo un peeling chimico, non per forza questo qua di The Ordinary, ma in generale dopo qualsiasi peeling chimico, perché dà dei risultati proprio visibili istantaneamente e a distanza di qualche giorno. Top. Finita poi questa crema di Ionique alla bava di lumaca, una crema molto particolare, se avete mai provato le creme alla bava di lumaca coreane, hanno quella consistenza da cicca, non è bellissima da vedere. Le prime volte, appena ho visto la consistenza anche molto corposa, ho detto no, non è troppo per me, è troppo per me, ma vi devo dire la verità, la utilizzavo anche quando avevo la pelle più grassandante, andava a rendere la pelle quasi più nutrita e rimpolpata, effettivamente e la crema è nutriente. C'è antirughe, per far capire insomma che va ad infilarsi nelle rughette d'espressione e va un po' diciamo a levigare anche la pelle visivamente. L'ho utilizzata un po' io, soprattutto dopo le maschere purificanti che andavano un po' a seccarmi l'epidermide, ma l'ho utilizzata anche mio moroso e lui è piaciuta moltissimo ed effettivamente qua vedevo che quando utilizzava questa maschera le rughette che lui ha sulla fronte soprattutto erano meno visibili. Avendo la bava di lumaca all'interno che a sua volta all'interno ha una percentuale di acido glicolico, andava a fare una piccola esfoliazione e lavorare sulle macchiette e sulle rughette superficiali. Io ve la consiglio ragazzi, se fate shopping sui siti coreani e cercate una crema un pochino più basica, nutriente da avere nel vostro arsenale, quei giorni quando la pelle è un po' più secca del solito, oppure in generale avete la pelle secca e cercate una crema un po' più consistente, questa è davvero davvero ottima. Tanto entusiasmo non posso avere per questo siero di Beauty of Joseon. Questa volta parliamo del siero al ginseng e la bava di lumaca. Ragazzi, a me questi, io ho provato tre serie di Beauty of Joseon, quello verde, quello calmante, al tè verde, quello alla niacinamide e propoli, quello verde, allora, acqua fresca per me, cioè io non vedevo nessun risultato, zero, zero, il siero alla niacinamide e propoli, appiccicosi, non mi piaceva per nulla, nulla, per la mia pelle grassa era un disastro. Questo non è male, abbiamo il ginseng che è antiossidante, la bava di lumaca che anche questa lavora come prima la crema, insomma abbiamo parlato di un altro brand ma l'ingrediente è sempre lo stesso, quindi lavora sulle macchiette, sulle rughette d'espressione.
Ma quello è il discorso che io da questo siero. Cioè, acqua fresca secondo livello, acqua gassata, frizzantine, cioè qualcosa vedevo, ma da dirvi, andatelo a comprare, assolutamente no. Diciamo che il brand Beauty of Joseon e Ayunique si sono divisi così. Di Beauty of Joseon ho adorato il toner al ginseng, proverò altri toner, quindi consistenze più acquose. Sieri, no. Cioè, per me tutti e tre, no, sinceramente no. Da Ayunique mi sono piaciuti molto i sieri, uno in particolare, ma il toner no, troppo viscoso, non mi piace la consistenza. Quindi non so, queste due aziende per me si sono divise proprio in questo modo, quindi sieri da Ayunique e toner da Beauty of Joseon. A me piacciono i sieri di Beauty of Joseon, so che sono famosissimi su Instagram, ma io sinceramente tutta questa ammirazione non l'ho avuta. Sicuramente sono dei buoni ingredienti, la storia del brand è molto bella, ma abbiamo così tanti prodotti a disposizione, cerchiamo il meglio del meglio. Questo non è meglio del meglio. Cioè, io non lo consiglierei mai a qualcuno che vorrebbe, insomma, dare un po' di tocco antiossidante alla skincare. Per me è un no. E da questa crema, un'altra crema, un'altra lotion, le stavo finendo insieme, finalmente le ho finite. La lotion, quindi una crema molto leggera di Benton, sempre al tè verde, molto simile a quella di Dysentery. Questa è più facile trovarla, su Notino, su Biovita, insomma sui siti italiani anche. E se vi devo consigliare tra le due, questa è più liquida, è assolutamente più liquida, è quasi un siero come consistenza, poi l'erogatore non è proprio comodissimo, anche se eroga proprio la quantità giusta, cioè fate così ed esce la quantità giusta della crema da applicare, forse è anche stato pensato. Anche qua il tè verde, quindi antiossidante, sebo regolatore come ingrediente, quindi ci piace. Tra le due, un po' per la disponibilità su vari siti, un po' per anche il formato, perché secondo me è un pochino più grande, opterei per questa qua di Benton. Ottima crema, leggera, adatta per chi ha la pelle grassa, mista, normale, già potrebbe essere poco poco, perché la pelle secca assolutamente no, e per voi sarebbe proprio un siero questo qua, meglio se optate per un siero un po' più pieno zeppo di principi attivi antiossidanti, tipo la vitamina C, niacinamide, eccetera. Questo ha un inci abbastanza semplice. Ciononostante a me è piaciuta come crema. Ragazzi, questa in Italia mi ha sorpreso tantissimo, voglio comprarla full size. Cosa parliamo? Parliamo di questa mini taglia Occhio Fico, detta così, 47, dell'azienda toscana Laboratorio Cur. Mi è stata omaggiata questa mini taglia durante la fiera On Beauty. È una specie di cremina, cos'è? Ridensificante siero, pH 5, tra l'altro indicano sempre il pH ed è una cosa buonissima secondo me. Pochi produttori lo fanno. Ridensificante occhi made in Italy. Abbiamo l'acqua di melissa che va sicuramente a svolgere l'azione lenitiva e a schiarire leggermente le occhiaie. Poi vi dico che questi effetti effettivamente li ho trovati. Abbiamo l'olio di avocado che è sul mio contorno occhi avocado, ha degli effetti molto positivi. Ha il burro di karité e il burro di cacao. Gli ingredienti molto molto nutrienti, però la consistenza era veramente liquidina. Proviamo ad aprire a vedere se riesco. Ecco, sì, ma riesco a farmi da vedere, ragazzi, ma eccola qua, eccola, guardate, cioè si assorbe subito, ma io la uso stasera, questa quantità, si assorbe subito, ma l'effetto che mi dava sul contorno occhi era davvero meraviglioso, sia di mattina che di sera, mi andava proprio a ridensificare, come dice anche il produttore, il contorno occhi. Io sicuramente comprerò la full size e mi andava a lavorare moltissimo sulle occhiaie, cioè vedevo le occhiaie davvero meno marcate. Funziona davvero, anche qui made in Italy, azienda toscana. Se conoscete vi dico anche la località, no, non la trovo più qua, vi lascio sicuramente il sito dell'azienda, direttamente anche il link di questo prodotto, perché mi ha davvero conquistata e sapete quanto sono attenta al mio contorno occhi. Per sorprendermi così tanto un contorno occhi, insomma, ci vuole consistenza leggera ma molto nutriente, vedevo le rughette d'espressione gallate, vedevo il contorno occhi più illuminato, cioè cosa vogliamo di più? Ottimo. Un altro prodotto made in Italy, questa volta parliamo di Bottega di Lunga Vita, un brand bergamasco, faccio vedere, finito tutto, vabbè, è rimasto forse un pochettino qua, stasera uso anche lui come un po' il contorno occhi, e anche questo prodotto mi è stato regalato dalla mia amica Monica, grazie Moni, mi è piaciuto moltissimo. Questo è un purpurri di vitamine, di principi attivi, perché abbiamo lo zenzero che lavora moltissimo sulle discromie, aiuta a rigenerare e rivitalizzare la pelle, poi abbiamo le vitamine E, quindi tocoferolo, idratante, la vitamina C, illuminante, e la vitamina A,
Infatti all'interno c'era retinil palmitate, che è un derivato del retinolo. Un siero con tutti questi principi attivi, insomma, dava dei risultati su di me molto soddisfacenti. Lo applicavo solo la sera, la pelle la mattina dopo risultava più rimpolpata, più glass skin, di cui vi parlavo prima, cioè quando è glass skin senza essere oleosa, mi piace moltissimo, veniva assorbito completamente dalla pelle. Ci volevano pochissime gocce, infatti mi è durato tantissimo e vedevo davvero un'azione molto efficace sulle rughette d'espressione e sulle macchiette. Ottimo, ottimo prodotto, sicuramente potrei comprarlo e anche il brand Bottega di Lunga Vita mi ha incuriosito moltissimo. Non ha il, forse il profumo sì, perché era molto profumato, però l'alcol o oli essenziali all'interno non ce li aveva. Faccio vedere giusto la consistenza, già che ci siamo. Ecco, vedete, si assorbiva subito e non era per niente oleoso. Il profumo sì, è molto forte, di qualcosa di dolcissimo, quasi di biscotti natalizi, io sento, non so, tipo la cannella. Forse lo zenzero dolcificato, quindi quasi piccantino, sì. Che qua, se volete sostenere un brand made in Italy, cercate anche qualcosa di diverso. Insomma, per provare anche cose nuove, ve lo consiglio davvero tanto. Magari in qualche bioprofumeria della vostra città si trova pure, quindi dateci un'occhiata. E questi patch di Spot Patch VT, il marchio coreano, i patch per le imperfezioni. Che vi devo dire, da quando ho scoperto la cremina di Sun by Me, applico quella sulle imperfezioni e me le secca benissimo. Diciamo che questi patch mi piacevano per proteggere le imperfezioni dalla mascherina, dallo sporco, oppure erano, è un po' brutto da dire, però insomma, siamo tra di noi, erano molto utili quando l'imperfezione era aperta, cioè quando magari l'avete schiacciata, magari l'avevo schiacciata perché insomma, capita. Chi non lo fa, ragazzi, confessiamo, confessiamo. In quel caso lì, se mettevo sopra il patch, quasi mi tirasse fuori tutto il sebo in eccesso. Ma se mettevate lui sull'imperfezione della chiusa della pelle, assolutamente faceva poco e niente. Ecco, quindi sicuramente i patch anti-imperfezioni non li prenderei più perché appunto ho trovato un prodotto topico molto efficace. Mi piaceva di più quello di Paula's Choice e sicuramente lo riprenderò. Per i patch, insomma, non ve li consiglio. Ragazzi, arriviamo ai campioncini e qua ci sono tre top, no, in particolare un marchio, sempre scoperto da un beauty. Allora, questi tre campioncini li ho portati con me in montagna. Cioè, ho detto, vabbè, sì, dai, proviamoli. Ma meravigliosi, sono piaciuti a me, a mio umoroso, mi diceva proprio, ma bella sta crema, ed è una delle poche volte che me l'ha detto, Parliamo di questo brand, forse in particolare Giovanni, ciao Gio, mi chiedeva di questo brand Halo Skin, sempre un brand made in Italy, di Somma Lombardo, Varese, che utilizza il sale himalayano come principio attivo nei prodotti. Oh, ragazzi, io i prodotti con il sale non li ho mai provati, però effettivamente, ve l'ho detto anche nel video, on beauty, noto che la mia pelle è un pochino più equilibrata quando sono al mare, quando sono, perché io vado dentro l'acqua, insomma l'acqua salata è sempre sul viso, ho detto, potrebbe avere dei benefici su di me, ma sì, cosa ho provato? Il tonico riequilibrante viso, occhi e décolleté. Ottimo, ottimo. Mi rendeva la pelle proprio subito più tonica e meno oleosa. Effettivamente al secondo posto ha l'acqua e l'estratto di Amamelis, che è sebo regolatore come ingrediente, l'acqua di rosa centifoglia, quindi è lenitiva, idratante, l'estratto di aloe, l'estratto di cetriolo. A me è piaciuto, mi è piaciuto il tonico, ma mi sono piaciute soprattutto le creme. La crema purificante e la crema anti-age. Ma mi sono piaciute entrambe perché l'anti-age l'ho usata di sera, la purificante di mattina. Purificante un po' come il tonico, mi andava proprio a rendere la pelle subito più, come non so, photoshoppata con il filtro anti-olio. E pensate che al terzo posto ha il burro di cacao, quindi è comunque nutriente, ma non esageratamente. Mentre la crema anti-age al secondo posto ha il burro di karité, sicuramente più nutriente rispetto all'altra, ma applicandola la sera sentivo la pelle più ripolpata, la sera stessa, ma anche la mattina dopo, ma neanche lì non unta. Si vede che il sale all'interno dà questa azione un pochino più seccante e riequilibrante a tutti gli ingredienti messi insieme. Questa è la linea, proprio il tonico, crema, crema anti-age e crema purificante, è sicuramente quella che proverò. Mi ha conquistata davvero, dai tre campioncini non avrei mai pensato di innamorarmene così tanto, ma se l'effetto si vede da subito, cioè sono felicissima. Volevo parlarvene proprio in questo video, spero siate incuriositi. Un altro brand, anche qua, sono tre campioncini, due dello stesso prodotto, di che parliamo? Di Madara. Di Madara ho provato questo concentrato di vitamina C,
ragazzi, è luminosità pura. Luminosità pura. È una cremina giallina, deve essere gialla, insomma, se no, se è marroncina vuol dire che si è ossidata la vitamina C. Effettivamente anche la confezione è airless, è in plastica dura da quello che vedo un po' dall'immagine. L'ho vista forse anche da Sara Cosmesi. Ciao tesoro. La plastica dura è non trasparente, quindi non penetra la luce del sole all'interno, così non fa scadere il prodotto prima, non lo fa ossidare prima, perché la vitamina C è molto fotosensibile, non fotosensibilizzante, fotosensibile, quindi ha paura del sole, può rovinarsi con la luce solare molto velocemente. La crema ha la vitamina C e l'acido ferulico, sono ingredienti principali. La vitamina C sicuramente è antiossidante, ottima prima dell'applicazione dell'SPF, infatti utilizzavo questo prodotto a mo' di siero prima di applicare la crema e poi la protezione solare. L'acido ferulico lavora secondo me moltissimo, non secondo me, in generale, ma in questo prodotto lavora moltissimo sulle macchie. Ragazzi, io dopo l'applicazione di 3-4 giorni di questo prodotto ho subito notato il colorito più uniforme della pelle. La pelle meno arrossata, macchie meno visibili, ma davvero anche la mia macchiolina, perché la prendo sempre come il punto di partenza, era leggermente meno visibile. Cioè, ottimo prodotto, ottimo, un concentrato di luminosità e antimacchia. Lavora tantissimo sul colorito della pelle, quindi se avete delle macchiette, in generale il tono della pelle non vi piace molto, un po' grigiastro, provatelo, ottimo, bravissimi Madara per questa uscita e sicuramente comprerò la full size. Ho provato questo fluido antiacne, linea acne, quindi io ovviamente super curiosa. All'interno, i primi ingredienti nell'inci, c'è la glicerina, l'olio di argan, lo zinco, ecco, al quinto posto, e poi abbiamo il profumo, vabbè, vitamina C, vitamina E, però secondo me soprattutto lo zinco. Questa cremina mi aiutava tantissimo, la utilizzavo a mo' di crema, proprio il fluido dopo il siero, prima della crema solare. Mi aiutava tantissimo in questa zona contro le imperfezioni, andava a prevenirle. 4 ml, quindi mi è bastata per fate una settimana. Notavo la pelle meno arrossata, meno provata, meno grassa, con meno imperfezioni. Uno di quei prodotti che insieme al concentrato di vitamina C sicuramente proverò in futuro. Guardate, la possibilità di testare i prodotti in campioncino, secondo me, quando sono davvero validi, non ha prezzo, perché vi spinge, almeno a me, spinge immediatamente all'acquisto. Di Madara, bravi, bravi Madara, perché mi è piaciuta moltissimo. Bene ragazzi, questi erano tutti i miei finiti skincare. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti. Fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi prodotti, quali prodotti skincare avete finito voi. Mi raccomando, datemi dei consigli anche qua giù nei commenti, perché adoro leggervi e ascolto sempre i vostri consigli, perché credo che siate veramente veramente informati più di me, assolutamente. Ragazzi, io vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!